La musica è a tema come il preludio scelto per introdurlo. Fabrizio sembra uscito da un romanzo, scrive a penna, non usa computer e non nasconde la sua emozione. 23 anni, salernitano, studia lettere presso l'Università Federico II di Napoli e al suo primo romanzo, Per vite in ombra, si è ispirato a numerosi romanzi della letteratura del Novecento ai quali si è appassionato da adolescente, in particolare alla scrittura di D'Annunzio. In prima fila il papà emozionato quanto lui, la zia, gli amici scrittori che non hanno voluto mancare al suo esordio come Vincent Barra che di libri ne ha scritti già 10. Il suo è un racconto di intreccio di vite che pur essendo apparentemente poco interessanti brillano come scritto nella prefazione di Patrizia Di Nuzzo, un libro che lui dedica soprattutto a se stesso e alle nuove generazioni. È rivolto soprattutto alla mia generazione e alla concezione letteraria che possono avere i giovani, quindi è un libro pensato per i giovani dal punto di vista letterario e dal punto di vista dei problemi che i giovani della mia generazione possono affrontare nell'adolescenza. Quindi diciamo che ha questo ruolo bifronte, diciamo, che io ho tentato di analizzare per quello che ho potuto. Ecco.